Martedì 30 giugno, puntuali alle 7:30, rigorosamente in diretta. Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV, un giorno storico per il Benevento che ieri sera ha vinto il suo primo campionato di Serie B, torna in A dopo due stagioni e lo fa con 7 turni di anticipo a margine di un torneo cadetto dominato. E allora iniziamo la lettura dei quotidiani cartacei partendo dalla prima del Roma e proprio dal richiamo alla notizia all'interno relativa alla promozione in massima serie dei giallorossi. Festa Benevento è in Serie A, Sanniti promossi come dicevamo con 7 turni d'anticipo. Napoli, Gattuso si gode la panchina lunga, nella foto Filippo Inzaghi con una A che campeggia sulla sua t-shirt. E poi altri temi li vediamo velocemente in rassegna in questa prima del Roma, con la cronaca, l'atroce vendetta del clan, un bimbo doveva morire, soccavo, carra il piano contro Cozzolino, in apertura guerriglia anti Salvini e il leader della Lega è stato accolto, come saprete, a Mondragone con getti d'acqua, boicottaggi e proteste, comizio interrotto e polemiche, lui replica, sono i centri sociali. Salvini ha anche detto evidentemente si preferisce le illegalità, almeno i balordi la preferiscono l'illegalità. Di spalla l'Arsenale, la seconda ondata di un solido virus e poi spigolature, i giovani e il sud soltanto a parole, taglio basso, Alba di Piombo, sicari in fuga, sparatoria ai quartieri, avvertimento ai boss, Posillipo e impasse dopo 11 anni, rudere le terrazze, comune sotto accusa, Marano morto sullo scooter, addio a Giuseppe, il ricordo degli amici e poi Sant'Antimo scarcerato, Antimo Cesaro, l'imprenditore va ai domiciliari. Doveroso leggere tutti i titoli nella prima di Roma, ma dicevamo della grande festa del Benevento a pagina 26 del Roma. E allora, Benevento, la Serie A è tua, titola il quotidiano partenopeo. Serie B, Sanniti in 10 per quasi tutta la gara, rosso per Caldirola al 24esimo, battono la Juve Stabia nel derby, segna Sau al 71esimo con una magia, in città scoppia la festa, i giallorossi promossi aritmeticamente con 7 turni d'anticipo, non accadeva dai tempi del mitico Ascoli 77-78, mentre Aldo Fenizia dalla regia ci fornisce le prime immagini in questa nostra rassegna, avremo modo di vederne molte della festa giallorossa. Per noi ieri è stata una serata di lunga diretta per raccontarvi la celebrazione del trionfo della strega. Ancora su Roma, intanto continuo nella lettura, seconda promozione A per il presidente Vigorito dopo quella del 2016-2017, grazie ai 76 punti conquistati in 31 partite, meglio addirittura della Juventus. Il tecnico, ringrazio chi ha creduto in me, Inzaghi, record storico, ma meritavamo i tifosi. La nota stonata è purtroppo determinata dalle porte chiuse, perché lo sapete tutti, l'emergenza coronavirus ha inciso su questo aspetto del calcio. Spalti vuoti purtroppo per una festa che poteva essere ancora più grande, ma che è stata davvero bellissima per le strade di Benevento. La squadra ha fatto il giro su 4 pullman, tifosi alle finestre, in città una festa senza assembramenti. E poi ancora dal presidente del Napoli al ministro, tanti gli auguri al Benevento, De Laurentiis, bentornati in A, Spadafora, pronti per il derby. Il presidente Vigorito la dedica a mio fratello Ciro, il presidente con una maglia speciale, che impresa, non era facile. E allora direi che mentre vanno ancora le immagini, siamo pronti per vedere, a proposito di Vigorito e Inzaghi, il primo contributo, il primo estratto dalla nostra lunga diretta di questa notte con le dichiarazioni del presidente Vigorito e di mister Pippo Inzaghi. Vediamo. Su quella fascia andava forte Pasquale, che è stato bravo a metterla in mezzo, poi Sau, lo sapete cosa ha fatto Sau? Sau non sappiamo che ha fatto, ha pigliato una palla, chissà, ha visto una porta, ha tirato. Che ha fatto Sau? Abbiamo esultato, ha fatto gol. Ah, vabbè, ha fatto gol Sau, buonasera. Andiamo a festeggiare, dai Sonia, dai, liberaci, andiamo a festeggiare perché lo meritiamo, dai. Poi veniamo in TV tutti insieme, uno alla volta, come vuoi.
Anche Pasquale parla. No, io già ho parlato con Sonia, perché lei, presta, lei. Si vede che è femmina, è un po' pettegola, vuole sempre sapere quello che ci diciamo tra di noi. Prezzemolo. Non si può dire, abbiamo detto allora, le cose brutte. Non posso... Non le possiamo dire. Pasquale ha detto che doveva vendere a Letizia. Letizia ti vendi a Pasquale, io le vendo a tutte e due. Però non lo diciamo a nessuno. Questa è la prima bomba di mercato, allora. E io ho detto una cosa diversa. Ho detto, questo è l'anno che insieme andremo in Serie A. E questi ragazzi, tutti, hanno dimostrato che la parola insieme non è una parola vuota. È una parola vera. Insieme loro, insieme la città, insieme la stampa, insieme non lo so, chi ci sta più? Sono tutti quanti, perché o tutti o nessuno. Qua facciamo come i fratelli, i quattro moschettieri, tutti per uno. No, scattieri già stanno in un'altra parte, loro sono stati richiesti dal Real Madrid, vanno a fare la Champions League, perché io li ho raccomandati. Quindi siamo a posto, io rimarrò qui a Benevento perché mi merito il Benevento, insomma. Sonia, ti spiego una cosa della prima telefonata che ci siamo fatti io e il presidente quest'estate, visto che a te ti piace sempre sapere qualcosa. Quando mi ha chiamato il presidente, mi dice: per favore, quest'anno dovete vincere il campionato il prima possibile, perché io devo andare in vacanza in serenità, non voglio soffrire fino a fine. Sono felice per il presidente Pasquale, perché avevo un debito d'onore nei loro confronti, mi hanno aspettato un paio d'anni e gli voglio bene, e che il presidente si godi questa soddisfazione perché le merita. Ciao! Questa è la risposta, la domanda non era questa, ma non fa niente. Arrivederci a tutti. La gioia del presidente è vigorito e torneremo a parlare della promozione in A del Benevento. Per il momento ci trasferiamo sulla Prima della Repubblica edizione nazionale. Ovviamente erano Pasquale Schiattarella e Gaetano Letizia in collegamento con il presidente Vigorito, ma dicevamo, la Prima della Repubblica, il tema in apertura è quello del MES, no di Conte al PD. Il Premier si arrende ai 5 Stelle e rinvia a settembre la discussione sui 36 miliardi di fondi europei per la sanità. Non posso far cadere il governo, i falchi UE, forse a Roma i soldi non servono, ma dal movimento Via Libera a riscrivere i decreti sicurezza. E poi l'onda verde, i volti del sogno francese, la Lega e il Sud, Salvini non è benvenuto, tensione a Mondragone, vattene via, sciacallo. E poi il punto, l'obbligo di scelta tra Merkel e 5 Stelle, ancora nella Prima della Repubblica edizione nazionale, un segnale al potere e per quanto riguarda la Francia, l'Europa che già si vuole verde nelle sue scelte di strategia industriale, sta diventando verde anche nelle scelte politiche dei suoi elettori. L'interrogativo di Andrea Bonanni, semplificazioni, la legge scorciatoia e poi in un giorno 15 bambini, il segno del coraggio, virus, record di parti a Cremona, Pechino distribuisce il primo vaccino ai miliardari, il sorriso dopo la paura dei neonati venuti al mondo all'ospedale di Cremona nell'arco di 24 ore, taglio basso, salvate la statua di Lincoln, siamo con una serie di notizie dall'America. E poi il guardiano USA di Cina e Russia nel Mediterraneo, la rivincita di Kissinger, lo stratega. Andiamo a leggere la speculare di pagina 2 e 3 della Repubblica edizione nazionale. Il nuovo rinvio, Conte respinge il pressing del PD sul MES tutto fermo fino a settembre. L'appello dei 5 Stelle al Premier, c'è il pericolo di una scissione, solo tu puoi fermarla. Attenzione anche sul decreto legge semplificazioni. E poi taglio basso l'intervista a Di Nicola, giornalista, 67 anni, eletto al Senato con i 5 Stelle nel 2018. La maggioranza ora rischia davvero, basta con il no ideologico al salva stati. E poi la trattativa europea, i falchi UE sfruttano l'incertezza italiana, forse a Roma i soldi non servono. Merkel e Macron nel vertice in Germania accelerano sul fondo, deve essere sostanzioso, ma il risultato non è in tasca. Chiudiamo questa speculare con la lettura del vignettista LK, niente MES, non vogliamo fare la fine della Grecia, e che c'entra la Grecia, vogliamo fare la fine del Venezuela. Questa è la sottolineatura e noi ci proiettiamo nella pagina sportiva, dove trova spazio la promozione in Serie A del Benevento. Da record viene rimarcato il
trionfo, la cavalcata trionfale del Benevento, in A con Pippo Inzaghi, Marco Azzi inviato al Vigorito, poi c'è anche spazio alla Juve, Pjanic e Milinkovic, pedine di scambio, riprendiamo la pagina, da scudetto con l'addio in testa. Noi però continuiamo con la nostra rassegna e siamo già sulla Prima della Repubblica, edizione Napoli, in apertura Mondragone, Salvini contestato, scontri tra agenti e manifestanti, serata ad alta tensione nel centro casertano dove è scoppiato un focolaio di coronavirus, lancio d'acqua contro il leader leghista, interrotto il suo discorso, lui, i cittadini sono ostaggio dei delinquenti, i test rivelano altri 23 contagiati, il caso murale di Iorit sul palazzo FS non è vincolato, e poi ancora Posillipo, erbacce e rifiuti in via Virgilio, parte la pulizia, poi ancora le regionali, Cesaro Junior non si ricandida e attacca il leader della Lega, moralista il ministro Manfredi, io sindaco dissi già no per la regione, e poi Circum Castellammare, il sindaco ferma il tunnel sotto l'antica Stabie, e poi ancora il calcio, Benevento una città in festa per la promozione in Serie A, e poi ancora il Napoli, la rinascita di Caglione, ma il futuro è Under, il talento della Roma. Andiamo proprio a pagina 15 con il trionfo del Benevento e di nuovo in Serie A, titolo Il Mattino edizione La Repubblica edizione Napoli, gioia nella notte per la promozione, basta un gol dell'ex Sau nel derby campano con la Juve Stabia, Sanniti in 10 dal primo tempo per l'espulsione di Caldirola, i volti dei protagonisti di questa cavalcata, Filippo Inzaghi, Oreste Vigorito, vedete le strade di Benevento che si sono colorate, ma lo erano già da giorni, di giallo-rosso. Qui c'è un colpo di testa di Forte, attaccante della Juve Stabia. Il traguardo raggiunto in anticipo dopo un campionato trionfale condotto in testa dalla squadra guidata da Filippo Inzaghi. Eccole ancora le immagini della nostra diretta, della nostra lunga diretta, e abbiamo anche ascoltato la voce di tanti, tantissimi tifosi invisibili per questa impresa giallorossa. Ascoltiamo. Qui abbiamo un tifoso con una mascotte. Adesso ci spiega un po' in cosa consiste questa mascotte. Cosa consiste? È una mascotte, l'abbiamo trovata davanti a un asilo, era tutto quanto bucato, l'abbiamo preso perché era rosso, abbiamo detto ora dipingiamo di giallo e di rosso e sarà la nostra mascotte anche per l'anno prossimo. Nulla di che, però tranne contro il Torino, però senza, al Torino non ce la porteremo come mascotte, assolutamente, perché porterà sfortuna. Ha portato fortuna il Benevento in Serie A? Ha portato fortuna, sicuramente ha portato fortuna. Mio fratello, mio fratello, l'ho fatto lui io. Lui l'ha dipinto, un po' male, però l'ha dipinto. Ma non abbiamo capito una cosa, sì. Se mi puoi soddisfare un dubbio, ma il Benevento l'anno prossimo dove giocherà? In quale stadio? Giocherà all'Olimpico di Torino, e noi ci porteremo il Torino. Ma all'Olimpico di Torino, ma non solo, anche all'Olimpico di Roma. Sì, però sì. Va bene Tony, va bene la mascotte, sì. Ma chi è stato invece l'arma in più di questo Benevento? Pippo Inzaghi, Francesco Rillo pure. Francesco Rillo giocherà. Sì, va benissimo, ok Pippo, ma qualche calciatore che secondo voi ha fatto la differenza? Viola! Brignola l'anno prossimo che torna. Brignola. E Rillo. Sì, a proposito di giovani, l'anno prossimo il Benevento che ha tanti giovani interessanti, che mercato deve fare per la Serie A? Deve comprare una punta forte, ad esempio Llorente o ad esempio Starrige, non mi convince tanto, però punte forti che sanno fare la Serie A, no Gemmello che mi ha fatto? Lautaro, ci prendiamo il toro. Ragazzi, stasera abbiamo sofferto un po' l'espulsione di Caldirola dopo nemmeno mezz'ora, però poi alla fine ci ha pensato il folletto sardo Marco Sau a fare la differenza e a regalarci la Serie A. Ci sta, non so quanto abbiamo meritato, però nel senso non abbiamo meritato la partita, ma la Serie A era d'obbligo. Quest'anno siamo una squadra fortissima e pure il gol di Sau dimostra 80 minuti senza un uomo, quella fa la differenza, l'allenatore. Sembrava quasi che non avessimo mai smesso di giocare. Veramente complimenti a Inzaghi, che ha fatto questo gruppo, l'ha formato bene e siamo in Serie A con 7 turni d'anticipo, cosa vogliamo chiedere di più?
Il giocatore che ti ha impressionato di più? Caldirola, il migliore. Difensore da Serie B, l'anno prossimo da Serie A, l'anno prossimo d'Europa. Rieccoci in studio, la prima del mattino, edizione nazionale. Fondi UE, rischio beffa al sud, la bozza della ripartizione del MES favorisce il nord, lite PD 5 Stelle per l'utilizzo lira di De Luca, uno scandalo, la campagna è penalizzata al di là di ogni limite. Taglio alto, l'intervista Gallimard, Napoli, città, mondo per salvare la letteratura, i 95 anni di napoletano, il mio amico Giorgio che si commuove quando parla di Napoli. E poi ancora la tela, il direttore di Biennale Teatro a Venezia metterà in scena la censura, le contestazioni, Salvini nel caos di Mondragone, salta il comizio ma tornerò, ha promesso il leader della Lega, lo sblocca cantieri, appalti senza gara, ricorsi al TAR, scontro nel governo, le interviste del mattino, Berlusconi non utilizzare il salva stati, sfregio all'Europa, il commento di vario sanitario intollerabile, più risorse al mezzogiorno e poi la proposta dello scienziato Garattini, le vittime meritano una commissione sugli errori da Covid, deve essere composta da saggi indipendenti, Bergamo hanno prevalso ragioni economiche. E poi il caso Auto Blu, altro che tagliare, in 5 anni sono 3.000 in più, l'ex pilota, restano gravi le condizioni di Alex Zanardi, nuovo intervento a cervello, le ore disperate, le definisce così il mattino, quelle del grandissimo campione prima di Formula 1 e poi di handbike. C'è spazio nella prima del mattino edizione nazionale anche per il Benevento, bentornato Benevento, là in rilievo per ovvi motivi la promozione, mister Inzaghi, volevo vincere, abbiamo fatto la storia. Allora vediamo il mattino nazionale che dedica questa bella pagina al Benevento. Benevento finalmente è a... I giallorossi battono la Juve Stabia con un gol di Sauno e il Vigorito senza tifosi e conquistano la promozione. Inzaghi, avevo un debito d'onore con questa società, volevo vincere, non pensavo che avremmo fatto la storia, ha dichiarato il tecnico dei giallorossi. Le altre gare, la Salernitana, quanta fatica per un punto, 3-3 con la Cremonese e poi ancora Benevento, Montipò, l'eterno omaggio. Due insigne, due i segreti di una squadra invincibile ed eccolo il presidente Vigorito con una maglia speciale dedicata a suo fratello Ciro nel corso dei festeggiamenti per il trionfo del suo Benevento per la seconda volta nella storia in A, che per la prima volta campione in Serie B con 7 turni di anticipo. Noi andiamo avanti e vediamo adesso la prima del mattino edizione Napoli, leggiamo l'apertura è dedicata alla scuola, per attuare il piano Azzolina servono più spazi che a Napoli mancano, aule, pronti bene i dei clan ma il ministero per ora tace, il prefetto Frattasi in Campania messi a disposizione 25 edifici, il dibattito toponomastica fai da te vince solo la confusione. Poi la politica, Cesaro lascia e attacca Salvini da ridisegnare il vertice di Forza Italia, la polemica 21.000 studenti da sistemare, ci sono gli stabili occupati. E poi la finale di Coppa Italia, vince il tifo azzurro, la festa non ha riscatenato contagi, la fase 3 da domani aperti sia il civile che il penale, il piano per far ripartire il tribunale Lumaca, 30 fascicoli per giudice, ma già dal 27 luglio scatterà la pausa estiva, la violenza di Nisida, il mio ex mi spingeva e poi sono finita in mare, non posso perdonarlo. Taglio basso, le campagne del mattino, gli appelli di artisti, sportivi e intellettuali, venite in Campania, sicura e meravigliosa, la città abbandonata, lo scempio di via Petrarca, una discarica di rifiuti nello chalet dissequestrato. Taglio alto, Salone del Libro, una notte a Napoli tra Parrella e Gipi e poi al Maschio Angioino, corsicato Vargas Llosa a Napoli con la ciunga. Andiamo avanti con la prima del mattino edizione Avellino. L'apertura, strisce colorate, comune multato, il caso, un'altra gaffe dell'amministrazione in gioia di festa, l'installazione arcobaleno di via Matteotti va rimossa, arriva la contravvenzione di 400 euro da parte del Ministero delle Infrastrutture, la polemica torna al Consiglio ed è stangata sui tributi, la città in civile, abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti senza l'isola ecologica, vince il degrado e poi il dopo virus, rientro a scuola, allarme di Giacobbe sui distanziamenti, taglio alto, la ripresa, ecobonus, i costruttori aprono uno sportello, a Vella, il treno lo travolge
salvo per miracolo questa vicenda di cronaca, bloccato il ladro, un'altra vicenda di cronaca, ancora un raid a Piazza Libertà, nel mirino finisce il Royal Café. La politica in taglio alto, Ciarcia, mi candido ma resto all'alto calore, e poi Crippa, le adesioni alla Lega aumentano. In taglio basso, Tonti, la riserva che si sente indispensabile, il calcio vuole un anno di contratto, l'alternativa per la Porta è un sedicenne e oggi scade il termine per i rinnovi. Domani Avellino Ternana, primo turno dei playoff alle 20:30 allo stadio Liberati, biancoverdi obbligati a vincere entro il 90esimo per andare avanti. Noi però adesso siamo già sulla prima del mattino, edizione Benevento, dove campeggia questa grande A in apertura, i giallorossi promossi con 7 turni d'anticipo, Sau decide il derby, poi la lunga festa. Il Benevento batte la Juve Stabia e c'entra il traguardo, la città impazzisce di gioia, tour della squadra su 4 bus. E allora leggiamo anche altre notizie, altri approfondimenti sulla promozione del Benevento, le interviste, il presidente Vigorito: questa è la vittoria di tutti, Inzaghi, merito di giocatori e staff, i tifosi VIP straordinari, l'ora del rilancio, e poi le pagelle, difesa blindata, mediana d'acciaio e attacco mitraglia per il Benevento, miglior attacco e miglior difesa del campionato di Serie B, il commento, la notte delle stelle e il riscatto di una terra. E allora andiamo a vedere le pagine sportive, oggi è inevitabile, giusto farlo nella edizione Benevento del mattino. Benevento in A, grande bellezza, i giallorossi superano la Juve Stabia, la seconda promozione su 3 tentativi, la squadra in tour su 4 minibus, l'abbraccio ai tifosi di tutti i quartieri. Nella foto centrale il presidente Vigorito, la squadra e il direttore sportivo Foggia, ancora immagini dalla regia con il nostro Aldo Fenizia, vittoria di tutti, il patron Vigorito, la nostra gente era con noi, mantenuta la promessa fatta a mio fratello Ciro. E poi Inzaghi, merito dei giocatori e del mio staff, Foggia, si riparte dall'anima di questo gruppo. Capita a maggio, ho voglia di restare qui, il tecnico da subito ci ha dato la serenità giusta e adesso la città può gioire. E ancora l'omaggio, l'applauso e il silenzio della curva sud, fuochi d'artificio dopo il gol di Sau, piazza Risorgimento e rione Libertà, gli epicentri del tripudio, cavalcata straordinaria, è arrivato il momento del riscatto. Mastella, sindaco delle due imprese del basso, benefici in termini di immagine, De Lucia e Ricciardi, traguardo meritato. Ancora altre pagine del mattino, edizione Benevento, dedicate alla promozione dei Sanniti in massima serie, la corazzata di Re Pippo viene aperta così, pagina 22, la promozione costruita in estate con un pranzo a Napoli, recuperiamo subito la pagina. E allora dicevamo del pranzo a Napoli, preludio alla promozione in Serie A, Foggia l'intermediario, poi l'intesa tra il patron e Inzaghi, mercato perfetto con gli arrivi di Kragl, Sao e Schiattarella, partenza stonata in Team Cup, la svolta nel match di Pisa. E poi l'intervista a Mauro Balata, presidente della Lega B, stagione meravigliosa, godetevela fino in fondo, Vigorito mi mancherà, ha dato vita a una favola, squadra da record e personalità da grande, subito archiviata la batosta di Pescara, quel 4-0 che è stato l'unico passo falso di una cavalcata davvero magica, i colpi da A già in casa, Totonomi per l'attacco, a Montipò i guanti del futuro, maggio pronto a tornare tra i big in giallorosso, in mediana si riparte da Hetemai, Schiattarella e Viola, visite mediche per la punta Remi, e poi baby talenti tra debutti e conferme, brilla Gentile, le certezze sono, eccole qui, il portiere Montipò, maggio Viola e poi Moncini, l'acquisto dell'attacco per il futuro, e la colonna Pier Graziano Gori, che viene ricordato anche in questo sommarietto, sempre con il club, saluti amari, con coda in stand-by, Kragl in prota e Insigne, già futuro per il Benevento che aveva vinto il campionato ormai da tempo, mancava solo la certezza aritmetica, lo stop ai tornei ha congelato sprint e obiettivi, il figlio del DS Alessandro Foggia verso la primavera. Tesoretto di 40 milioni nell'anno dello storico ritorno, oltre 30 arriveranno dai diritti televisivi, incremento boom per la Rosa con una plusvalenza di circa 15 milioni. Ecco la speculare di pagina 22 e 23, abbiamo visto anche quella di pagina 21 e 22, e allora direi, prima di andare sulla prima del mattino edizione Caserta, di vedere
anche a proposito di Foggia le sue dichiarazioni, il direttore sportivo che ha costruito con Vigorito e Inzaghi la squadra che ha fatto la storia. Sono strafelice per tutti quanti noi, perché è 2 anni che lavoravamo sodo per arrivare a questo obiettivo. Sono contentissimo per, in primis per la famiglia Vigorito, perché sappiamo tutti quello che mette in questa società, ed è tanto amore, tanta passione verso questa gente, verso questi colori. Voglio ringraziare chi in questi momenti, in questa cavalcata, è stato menzionato poco, e mi riferisco ai magazzinieri, ai fisioterapisti, a chi lavora dietro le quinte come Cristian, come Nicola l'autista. Insomma, è la vittoria di tutti, non si arriva a un traguardo se non c'è unione di intenti da parte di tutti, e devo dire che dal primo all'ultimo hanno remato nella stessa direzione anche nei momenti difficili, e non parlo di risultati perché, credetemi, a volte venivano momenti un po' anche duri, di sconforto da parte di qualche giocatore. Siamo stati tutti sul pezzo, ed è la grande vittoria anche di questa gente che non ha mai mollato. Un pensiero va a chi non c'è più, questa vittoria è anche loro. Emozione del direttore sportivo Pasquale Foggia. Siamo sulla prima del mattino, edizione Caserta. In apertura, l'apparato anticontagi scova altri 23 positivi nell'area di Mondragone, la scoperta grazie ad analisi ripetute 2 volte nelle vicinanze della zona rossa, 1200 tamponi. La corsa ai prelievi, dai palazzi ex Cirio ai campi, un lungo cordone sanitario per contenere infezioni e paure. Il calcio Pinto riparte il cantiere per l'accesso ai settori, tramonti al Belvedere, il Museo della Seta apre al calar della sera, e ancora Taglio Centrale. Gli insulti a tutto volume, Salvini non devi parlare, l'assedio al comizio, gruppi organizzati con casse acustiche, tensioni, cariche, manganelli, assembramenti, niente mascherine sul litorale, sicurezza violata, Santa Maria Capua Vetere, una cena blindata con 300 dirigenti e iscritti alla Lega, le violenze sui minori, abusi e ricatti video alla bimba di 7 anni, manette allo zio Orco, un incubo durato 4 anni, poi la denuncia quando la famiglia si trasferì in un'altra città, l'inquinamento individuata, l'azienda bufalina che sversava nei canali, sequestrato l'allevamento del Mare Nero. E adesso la prima del mattino, edizione Salerno. In apertura, sul filo del rasoio, 3-3 tra Salernitana e Cremonese alla Rechi, pazza Salernitana all'inferno e ritorno, ma il pari non basta, un punto acciuffato in extremis con Ditacchio, Ventura resta ottimista, segnali positivi, Serie B dopo svantaggio recuperato, poi ancora Cremonese avanti, rigore del capitano al minuto di gioco numero 96, e dicevamo il 3-3 finale. In taglio alto, transiti, trekking e note alla scoperta degli Alburni, teatro e shopping, alleati, spesa amica con i Barbuti, la scuola di spalla, prof dal nord, doccia gelata, rientra solo uno su 10, e poi l'ambiente, lo scempio di scariche a cielo aperto in centro, i commercianti, non date la colpa soltanto a noi, assedio rifiuti, più controlli, allarme igiene dopo gli incivili della Movida, arrivano i diportisti, con i cumuli non differenziati, di spalla il commercio, mercato Torrione, i banconisti sul piede di guerra, ingressi a rischio, l'intervista, Salerno pulita, bar e locali non rispettano più le regole, la sicurezza, SOS dalla Baia a Pastena, così torna il virus, spiagge Carnaio, rivolta dei bagnanti, taglio basso, l'agguato di Angri, attentato a Chiavazzo, un'esecuzione mafiosa, e poi il concerto dell'amicizia, domenica il grande evento a Pestum, Cherubini, Salernitani, nel segno di Muti, le grandi opere, da Battipaglia a Potenza, la ferrovia riunisce l'Italia. Questa era la prima del mattino, edizione Salerno, ci spostiamo sul web con il nostro portale ottopagine.it, eccoci qui, in apertura ovviamente la promozione del Benevento, l'attesa è finita, si torna in Serie A. E allora, i giallorossi battono le Juve Stabia e prodano nel massimo campionato italiano. Ancora il video, il Benevento in A, la festa da Benevento a Milano, le bandiere giallorosse sventolano ovunque, e vedete il video collegato a questa news fruibile dalla spalla dell'apertura della home di ottopagine.it. Trombe e bandiere, non solo la città, tutto il Sannio è in festa, un bel segnale, caroselle sfilate anche sull'Appia, e ovviamente la home page è interamente dedicata alla promozione del Benevento, la città esplode di gioia, Benevento si colora di giallo rosso. Andiamo anche nella sezione Benevento nello sport, e allora la sera dei miracoli e l'approfondimento
la città festeggia la seconda storica salita nel campionato di Serie A Francosanto. Un articolo tutto da leggere. Noi però siamo addirittura d'arrivo con la nostra ultima rassegna stagionale. Ci rivediamo, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito con questa edizione della rassegna stampa. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata con la nostra programmazione.